La città del Vaticano, stretta attorno alla Basilica di San Pietro, centro spirituale dei cattolici di tutto il mondo, è stata fatta segno ad un criminoso attacco aereo. Quei confini sanciti da patti solenni che gli eserciti di tutte le nazioni belligeranti si erano impegnati di rispettare sono stati violati, recando offesa ad una neutralità che salvaguarda la paterna universale missione del Sommo Pontefice ed ingenti tesori della religione e dell'arte. Quattro bombe sono cadute nella zona a tergo della Basilica e solo per breve tratto è stata salva la mole dell'abside e della cupola del Tempio Michelangelesco. Il palazzo del governatore, che prospetta appunto la parte absidale della Basilica, ha riportato gravi danni dallo scoppio di una bomba caduta nelle sue immediate vicinanze. Una vera devastazione si è prodotta nell'interno di vari uffici e in appartamenti di alti funzionari e prelati. Un'altra delle bombe ha forato il tetto dell'insigne scuola del mosaico, che fino dall'antico mantiene viva la tradizione di quest'arte così legata agli edifici e alle immagini del cattolicesimo. Lo scoppio ha colpito in pieno la sala delle scaffalature, che contengono in ben 9.000 cassette metalliche gli smalti policromi per la composizione dei mosaici. Presso la scuola e il laboratorio hanno subito guasti notevoli. La buca prodotta da una bomba caduta presso la stazione ferroviaria della città del Vaticano. La cittadinanza romana, sentendo profondamente l'offesa recata alla città sacra e al Sommo Pontefice, più volte, nei giorni successivi all'incursione, si è raccolta in piazza San Pietro, invocando il Santo Padre e la sua paterna benedizione. In un'affollatissima adunata, tenuta a Palazzo Braschi, dalla Federazione Fascista Repubblicana dell'Urbe, il federale, l'ispettore del partito e la medaglia d'oro Barracu, in rappresentanza del governo, stigmatizzarono l'atto criminoso.